Che Monza, ragazzi! Avete visto che poi non è che devi sempre per forza ad andare a guardare le partite più di cartello, no? I big match, le grandi squadre. A volte ti diverti anche a guardare partite come quella di oggi pomeriggio tra Monza e Fiorentina. Adesso non me ne voglia, non che non siano grandi squadre, non so, però a volte ci si sofferma sempre a guardare i big match, no? Real Madrid, Milan, l'Inter, la Champions. Insomma, io oggi devo essere sincero, mi sono veramente divertito. È stata una gran bella partita aperta tra due squadre che tutte e due volevano vincere, capovolgimenti di fronte. Insomma, mi sono divertito. Solitamente quando non ci sono i big match, aspettando i big match ti annoi un pochettino. Io mi sono divertito, ragazzi. Devo essere sincero, è stata una gran partita. Il Monza, insomma, ha fatto una grande prestazione contro una Fiorentina che aveva iniziato bene e poi inevitabilmente la stanchezza, turnover, Conference League ci sta. Insomma, nel secondo tempo un po' così e così, però aveva iniziato molto bene. Insomma, grande, grande, bella prestazione. L'Udinese che stravince contro la Cremonese e sostanzialmente in maniera penso definitiva la estromette dalla zona salvezza. E l'Inter a mezzogiorno, che non sono riuscito a vedere perché oggi sono andato a trovare il nonno. Sono andato a casa a mangiare a casa del nonno e non ho visto l'Inter. E beh, però ha vinto, dai, un bel 3-0 secco. È tornata la Lula, perciò insomma sulle ali dell'entusiasmo della qualificazione in Champions. Vediamo se anche il Milan oggi farà così. Dai, ragazzi, scambiamo una decina di minuti di chiacchiera insieme. Parliamo di questa partita tra Monza e Fiorentina. Prima di iniziare, vi invito subito ad iscrivervi al canale. Se vi va, mi raccomando, fatelo. È importante, non costa nulla. Sempre se vi va, mettete un bel like che aiuta molto a far crescere e a sostenere il canale. E ragazzi, nel link in descrizione ci sono i vari link dei miei social. Sono su Instagram, c'è il gruppo Telegram. Se vi va, venitemi a trovare anche lì. Spolliciate, fate voi, gestitevi voi. Dai, ragazzi, allora, innanzitutto buongiorno, buona domenica a tutti. Non vi ho manco salutato, sono partito a tromba. Mi sono divertito con la partita. Sono partito a tromba senza neanche salutare. Buongiorno a tutti e ben ritrovati nella casa del pane Balun dal vostro amico Naich. Chiacchieriamo di questa partita. Allora, la partita è stata veramente bella perché fin da subito è iniziata in maniera scoppiettante. La Fiorentina passa in vantaggio, raddoppia dopo 13 minuti. La Fiorentina è già sul 2-0. E insomma, poi non è semplice riuscire a recuperare una partita contro la Fiorentina in vantaggio per 2-0, perché la Fiorentina è vero che aveva poi si poteva pensare poi a un secondo tempo un po' più in calo perché ha avuto la partita di Conference League in settimana, però è una squadra che è molto brava nel palleggio, è molto brava a tenere palla, gioca palla a terra, cioè non è una squadra che non è capace di fare queste cose qua, perché il gioco lo impronta proprio nella palla a terra, triangolazioni, cose, perciò quando poi non devi sbilanciarti per andare a vincere, perché sei già in vantaggio sul 2-0, può nascere una partita un po' più di gestione, e se sei capace di giocare la palla ti viene bene, e poi diventa difficile, perché se sei capace di addormentare diventa difficile. Dall'altra parte, ragazzi, c'è un Monza che innanzitutto non c'è veramente guai. Adesso il Monza affrontare il Monza è veramente come andare dal dentista, è incredibile. Non si è, non, assolutissimamente non si, non ha indietreggiato, non ha subito il contraccolpo, ha reagito subito, ha iniziato a macinare il gioco. È impressionante come gioca il Monza, veramente mi piace proprio questa squadra qua, che con che spensieratezza affronta le partite, con che carattere che mette in campo. Insomma, in svantaggio per 2-0 dopo pochi minuti non è semplice. Noi dobbiamo sempre considerare che il Monza è vero che poi i giocatori sono comunque giocatori, non è che sono tutti quanti arrivati dalla Serie B, ci sono stati degli innesti di tutto rispetto di giocatori che già giocavano in Serie A, però non è semplice per una neopromossa passare in svantaggio 2-0, anche se in casa 2-0 contro una squadra che insomma, una squadra di alto livello della Serie A, perché la Fiorentina è una squadra di quelle che è sempre lì, no? Poco sotto la zona Europa, però insomma non è una squadra che rischia di andare in B, perciò è una squadra, e poi è tanti anni oramai che è in Serie A, perciò non, è una squadra bella consolidata da quel punto di vista, e non è semplice se tu ti trovi in svantaggio contro una squadra così
diciamo, più grande di te, non è facile saper reagire. Invece, ragazzi, ha reagito e ha reagito bene. Ha reagito bene in casa, si è visto fin da subito che non ci stava la sconfitta. Ha macinato gioco, ha accorciato le distanze, ha chiuso, è riuscito a pareggiare prima della fine del primo tempo e addirittura prima della fine del primo tempo era riuscito pure a fare un gol, poi annullato giustamente per il colpo di mano di Pessina, perciò la reazione c'è stata fin da subito ed è stata una bella partita, viva, accesa, emozionante, sinceramente con capovolgimenti di fronte, insomma un gran bel primo tempo. Inevitabilmente secondo tempo un piccolo calo della Fiorentina ci doveva essere perché insomma la stanchezza del giovedì si è fatta sentire, è vero che ha fatto turnover, però insomma non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, anche se fai turnover, però comunque la partita hai pochi giorni per prepararla, non hai un parco giocatori per poter, perciò inevitabilmente il secondo tempo è calato un po' di più ed è uscita veramente molto di più il Monza che non solo è riuscito a fare il 3-2, ma secondo me su rigore, poi se non sbaglio, sì, su rigore netto, ma secondo me ha avuto la possibilità di fare in più di una circostanza anche il quarto gol e chiuderla definitivamente. C'è stato secondo me anche un altro mezzo rigore su Caprari perché lì è vero che non dice però ragazzi lì c'è stata una spinta, però detto questo ha legittimato, il Monza ha fatto un grande secondo tempo, la Fiorentina nel secondo tempo è calata e insomma però ne è uscita una gran bella partita che porta a casa il Monza e alla faccia un'altra vittoria, insomma, oramai il Monza ci sta stupendo in maniera incredibile, perciò complimenti agli uomini di Palladino, una Fiorentina che non si deve demoralizzare, oramai gli obiettivi di quest'anno è in maniera tranquilla, salda, a metà classifica, un po' più della metà classifica, perciò sprecare energie per cercare di pensare di trovare un posto in Europa non penso che non ne vale la pena, no? Perciò oggi in questo momento di classifica la Fiorentina deve pensare a due obiettivi che sono la finale di Coppa Italia sostanzialmente già ottenuta, però si deve giocare sta partita mercoledì senza rischiare troppe cose strane e giocarsi poi la Coppa Italia e la semifinale di Conference League. Le energie ora bisogna concentrarle lì, non rischia più nulla a livello di campionato, ci sta qualche battuta d'arresto, io non la prenderei come una cosa, una crisi, una cosa dopo un percorso fatto, soprattutto nelle ultime partite giocando bene, io veramente non gli darei molto peso, no? Insomma, è vero che non è mai bello perdere, però non gli darei molto peso perché insomma oggi ad aprile, quasi tra pochi giorni, tra una settimana e maggio, bisogna concentrarsi su quegli altri due obiettivi che sono molto importanti per la Fiorentina. Sarebbe poi l'apoteosi, riuscire a portare a casa un trofeo. E non so quanti anni è che la Fiorentina non vince un trofeo. Perciò, se lo merita, io tifo, devo essere sincero, per la Fiorentina. E in Conference, e anche perché no, in Coppa Italia. Perché insomma è una società che merita ogni tanto di portare a casa qualcosa. Che dire, l'Udinese vince, non l'ho vista, però insomma in maniera netta è così, estromette sostanzialmente la Cremonese e l'Inter, ho visto gli highlights, insomma, un primo tempo da dimenticare, poi il risultato, però l'Inter è una squadra che questo tipo di risultato te lo può fare in 3 minuti perché il potenziale che ha, soprattutto se gioca contro una squadra di basso livello, te lo può fare veramente in 3 minuti il 3-0, ma non è veritiero, nel senso che non ruba nulla, meritato perché i gol li ha fatti, però il primo tempo sinceramente un po' da dimenticare, mi è sembrato, perché poi ho visto gli highlights, mi è sembrato anche dai commenti un po' da dimenticare. Si è ripreso e la nota positiva è che si è ripreso Lukaku che non segnava da tanti mesi su azione, oggi segna su azione, ma al di là di questo ha avuto una crescita, è vero magari un pochettino lenta, è vero, ma però continua e adesso mi è sembrato perché il secondo gol, quello che fa il doppio passo e tiro in diagonale, è un gran bel gol ed è un gol che pochi mesi fa era impensabile vederglielo fare perché era di una lentezza incredibile, però mi sembra che a livello fisico si sia ripreso abbastanza è tornato al gol Lautaro, ha segnato in Champions League. Lautaro è così, quando si addormenta c'ha questi momenti un po' così così, poi dopo quando riprende a segnare, ecco, speriamo che adesso riprende a segnare, poi magari che si riaddormenti tra un mesetto quando deve incontrare il Milan. Va bene, dai ragazzi, io che ne dite, vi auguro un buon proseguimento, ci vediamo più tardi, tra una mezz'oretta inizia il Milan, farò la live reaction, perciò poi ci vedremo per il post partita del Milan.
E poi soprattutto per il big match di stasera. Un abbraccione di cuore a tutti quanti, mi raccomando, un bel like al video e come dico sempre io, bye bye!